Facciamo insieme il caffè freddo, quello con la schiumetta, la crema di caffè, quello schiumoso, con l'acqua, senza panna, però non facciamo con il caffè liofilizzato, di solito uso questo qui, però ultimamente mi sono informato su come fanno questi caffè qua, soprattutto il decaffeinato, ve lo raccomando. Adesso non voglio entrare nello specifico perché sennò la tiriamo lunga, però senza ansia, voglio fare sto caffettino, ce lo facciamo con calma, stavo già correndo. Piano, chi ha fretta, fuori dalle balle. Li ho utilizzati qua, li fanno non tutti, però alcuni li fanno in un modo chimico che non mi è piaciuto. Allora ho deciso di fare il caffè, la schiuma, la crema di caffè classica all'acqua, utilizzando il caffè, quello della moca, quello normale. Stamattina ho messo sulla mia bella caffettiera, poi l'ho messo in frigorifero a raffreddare. L'ho pesato senza bicchiere, sono 120 grammi o ml, fate come preferite, grammo più, grammo meno. Comunque cercate di essere un po' precisi. Poi ci va lo zucchero. Ci va lo zucchero, 100 grammi, sono tanti, si può fare anche un po' meno, anche 80-90, però sennò poi non monta, perché la base di questa ricetta è lo zucchero, se no bisogna metterci la panna, qui tra uno e l'altro, quindi mi raccomando con moderazione, ecco. E poi ci vanno 3 cubetti di ghiaccio, 4 massimo, dipende da quanto sono grossi, i miei sono abbastanza sostenuti, quindi metterò 3 cubetti di ghiaccio e userò il frullatore normale. Quindi bando alle ciance, frullatore, quello che avete. 100 grammi di zucchero normale, semolato. Gabriele, posso usare zucchero di canna? Sì, quello chiaro, non quello scuro. Perché lo zucchero di canna chiaro ha le stesse caratteristiche, linea di massima dello zucchero semolato, quindi monta, quell'altro invece non monta. Posso usare l'eritritolo? No, perché non monta, diventa troppo liquido, va bene per dolcificare, ma non per montare. 120 grammi o ml pesati di caffè fatto con la moca, oppure l'espresso, proprio nel più forte, raffreddato in frigorifero. 3 cubetti di ghiaccio, se riuscite a scassinarli. A dire la verità, viene anche senza ghiaccio, perché l'acqua è già giusta così, solo che mettendoci 3 cubetti di ghiaccio andiamo a compensare la temperatura dello zucchero, che è temperatura ambiente. 3 cubetti sostenuti. Chiudere bene il frullatore, io ho usato questo qua a rovescio, ma usate quello che avete, l'importante è che giri veloce. Anche se credo che questo mio frullatore giri un po' troppo veloce, adesso vediamo. Aspetta che lo giro bene così vedete, dentro e accendere. Non è venuto. Ragazzi, io quando le cose non vengono lo dico. Non è venuto. E penso che sia perché questo frullatore gira troppo veloce e lo ha riscaldato, infatti se lo tocco è caldo, è tiepido. E quindi non è venuto. E mo che facciamo? Vedete com'è? E niente, lo metto in frigo, lo raffreddo e provo a fare diversamente. È importante secondo me anche far vedere quando le cose non vengono, perché dopo succedono a casa e uno dice ma come mai? E cosa faccio adesso? Poi è un peccato buttare via, insomma 100 grammi di zucchero, il caffè, il lavoro che ci ho messo. Quindi adesso lo metto in frigorifero, lo lascio raffreddare per bene un'altra volta e dopo lo provo a montare. Lo provo a montare con le fusti. In effetti, sto a fare qua, girando molto velocemente, secondo me ha riscaldato tutto e quindi non monta. Lo facciamo raffreddare, riproviamo dopo, vado a farmi un giro in bici. Ciao a tutti, ci risiamo. Passate 2-3 ore, sono passate. Gli ho fatto fare anche un 15 minuti in congelatore, è bello freddo. Guardate com'è, è liquido, ma sembra quasi sciroppo di zucchero da quanto zucchero c'ha dentro. Per non surriscaldarlo, utilizzerò la frusta, anche per usare lo stesso bicchiere per non sporcarne un'altra, ho tirato via quella in più, ne ho messa una sola, quella che gira. Giriamo, vediamo un po' come viene, speriamo. E ce l'abbiamo fatta. Devo dire la verità, ci ha messo 5 minuti, perché una frusta sola ci mette più tempo, se lo rovesciamo per non lavare una scodellina è più che pigrone che sono, mentre invece nella ciotola normale con la doppia frusta ci avrebbe messo 2 minuti, però quello che conta è il risultato. Adesso faccio la merenda. È bello o no? Vabbè, questo qui una merenda, questo è un gioco, lo fai l'ultimo momento, arriva qualcuno, poi se hai un po' di caffè freddo in giro, è molto dolce, quindi mi raccomando. Se volendo si possono fare anche delle coppette e metterle in frigorifero diventa tipo la coppetta del nonno, tipo il gelato al caffè, però ripeto, qui dentro c'è la metà di questa roba qui, è zucchero, adesso vabbè, è aria, però dolcissimo, buono. Secondo me ci stavano molto bene anche 2 gocce di estratto di vaniglia dentro qua. Stavano molto bene. Giusto perché ho detto di non esagerare,
Potevo montarla ancora un pochino, ma sì, ma va bene, ma che bella che è. Vabbè ragazzi, è un gioco, eh. A me interessava quella cosa lì di riuscire a farla con il caffè della moca, perché non è che tutti hanno a casa la macchinetta dell'espresso oppure vogliono utilizzare quei cavoli di come si chiamano lì, quel caffè secco lì, che lo fanno in un modo informato, cercate, una roba orrenda. Ciao a tutti.